come ogni anno, un viaggio di testimonianza e un viaggio, possiamo dire, politico. Com'è stato quest'anno il Libano? Allora, è stato molto interessante. Naturalmente la morte di Maurizio Musolino, che è stato l'organizzatore per tanti anni di questo viaggio, si è sentita molto, è stato un viaggio un po' diverso dagli altri, mettiamola così, no? Perché comunque è stato un viaggio soprattutto in suo ricordo, insomma. Molto interessante, era la prima volta che io andavo, non immaginavo veramente né le condizioni dei campi, né le condizioni dei palestinesi nei campi, che voglio dire avevo letto, ma andare è una situazione completamente diversa. I palestinesi in Libano sono segregati, come dicevi tu, non possono fare tantissime cose, non possono comprarsi una casa, non possono fare un sacco di mestieri, vengono mantenuti nella loro condizione. Beirut è una città che, sebbene cerchi di ricostruire dalle sue ceneri, è comunque una città disastrata. I campi profughi all'interno di Beirut sono il disastro nel disastro. Al numero dei profughi palestinesi che sono lì da tanti anni, sono negli ultimi 10 anni sono arrivati anche profughi siriani, Daesh subito dall'altra parte delle montagne, insomma. I profughi siriani, se è possibile, stanno peggio dei palestinesi, non possono andare ad abitare in casa a meno che non siano profughi siriani palestinesi, allora se gli fanno un po' di spazio non posso andare, sennò sono costretti in tende diciamo al confine praticamente, quindi diciamo a pochi chilometri dal posto da cui sono scappati. Sono in un numero esponenziale, naturalmente Libano è lì vicino, non possono lavorare, non possono andare appunto in case chiuse, stanno cambiando anche loro la demografia del paese, perché poi alla fine così è, il Libano è un paese piccolo, e questo forse è stata poi la cosa peggiore, no? Cioè non si riesce più a lavorare per un futuro pensabile e possibile, e questa forse è anche la cosa più vergognosa, no? Uno status che in qualche modo tutti contribuiscono a mantenere. Antonietta Chiarini, sorella di Stefano, il quale insieme a Maurizio Musolino appunto ha ideato questo viaggio in Libano che ogni anno ci ricorda la vergogna dei campi profughi. Tu sei appena tornata come gli altri. Prima di tutto una grande, insomma, depressione, perché non è possibile che da circa 60 anni i palestinesi non abbiano ancora potuto ottenere il diritto di ritornare alle loro case, e comunque anche stando lì i diritti civili che ogni essere umano, insomma, dovrebbe avere. È un lavoro, un compito che Maurizio ci ha lasciato e che noi siamo determinati a portare avanti anche nei prossimi anni. È importante andare in Libano, non soltanto per la memoria del massacro di Sabra e Shatila e per denunciare il fatto che i colpevoli di quel massacro orribile sono ancora impuniti, ancora non c'è giustizia per le vittime di Sabra e Shatila, ma anche dal punto di vista politico per ribadire una cosa fondamentale, che è il diritto dei profughi palestinesi a tornare nelle loro case. Quindi il viaggio in Libano ha questa duplice valenza: continuare a perpetuare la memoria del massacro e a denunciare la volontà dei sopravvissuti di trovare dei colpevoli per le loro vittime, per i loro morti, ma anche sottolineare questo, che rimane un punto fondamentale dell'agenda politica per il popolo palestinese: il diritto al ritorno, così come sancito dalla risoluzione 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dunque, è stata una visita abbastanza dolorosa stavolta, perché mancava il grande compagno Maurizio Musolino, però abbiamo trovato anche il supporto degli altri palestinesi che stanno in Libano, che tutti se lo ricordano, tutti parlano di lui, le sue fotografie stanno in tutti i campi palestinesi. Sta veramente in tutti i cuori dei palestinesi, perché anche nella grande cerimonia che hanno fatto per ricordare il massacro di Sabra e Shatila parlavano di lui, ricordavano anche il grande Maurizio, quella persona che cercavano una fotografia di Maurizio, non la trovavano. E c'è stata una grande compagna di Shatila che l'ha descritto così: abbiamo cercato tanto la foto di Maurizio da solo ma non l'abbiamo trovata. Sempre stava in gruppo e sempre di nascosto, perché è un uomo che lavora e
lavora in silenzio, perché non gli piaceva essere la prima donna o essere il primo della classe, ma queste sono le caratteristiche dei rivoluzionari, che lavorano sempre in silenzio. Questa è stata la più bella descrizione che ho sentito per Maurizio.